Quando mi vedete in questa posizione appoggiata sulle latte del pomodoro c'è una sola spiegazione possibile e cioè che svuotiamo la spesa tutti insieme. Oggi vi faccio vedere una spesa super realistica di una mamma vegana con 3 bambini piccoli. Questo è quello che ho comprato per la settimana e anche per rifornire la dispensa di alcune cose che erano finite. Come vi dicevo, questa spesa è super realistica e per non nascondervi proprio niente vi voglio dire che questa è la seconda volta che filmo questo video e questo è il motivo per cui svuotiamo la spesa, ma in realtà i sacchetti sono già svuotati perché avevo già filmato tutto il video e poi mi sono resa conto, fortunatamente ho ricontrollato, che c'era stato un problema con l'audio, quindi avevo filmato uno svuota spesa muto. Per cui adesso lo rifilmiamo da capo, la spesa è già stata svuotata, io ce l'ho tutta qui davanti, ma la ripercorriamo nuovamente tutta dall'inizio alla fine per farvi vedere tutto quello che ho comprato. Non solo svuoteremo la spesa insieme, ma vi dirò anche come utilizzo i diversi ingredienti, che ricette ho in mente di fare, cosa mi piace, cosa non mi piace, in modo che insomma non sia soltanto un video di me che vi faccio vedere cose, ma che possiate anche trovarne qualche utilità e soprattutto della compagnia se state mettendo su questo video mentre magari fate il vostro lavoro o vi volete godere un momento di relax. Facciamo subito un disclaimer: in questo video vedete una spesa vera di una persona vera che fa del suo meglio, perché io sono comunque sempre una persona super attenta alla sostenibilità, ma che deve anche fare i conti con quelle che sono le effettive possibilità e risorse presenti nel territorio in cui vive. Come sapete, io vivo su una piccola isola e se anche qualcuno di voi che mi segue vive su un'isola saprà che non è proprio facile reperire sempre tutti i prodotti di cui si hanno bisogno e soprattutto che i prodotti prodotti in loco sono molto pochi, soprattutto qui dove vivo io è veramente poco quello che si coltiva in loco e tantissime cose proprio non vengono prodotte qui sull'isola, quindi vengono importate. Alcune cose da più vicino, dalle isole vicine, altre da medio raggio, quindi noi qui siamo alle Canarie, le cose arrivano dalla Spagna, altre cose invece vengono prodotte più lontano e importate da più lontano. Io cerco sempre di preferire le cose prodotte più vicine, però ogni tanto non ho alternative e anche per quanto riguarda il packaging, dovendo quasi tutto viaggiare, è ovvio e normale che le cose siano confezionate, per cui compro sfuso dove ho la possibilità di comprare sfuso, ma come vedrete in questa spesa, per quanto riguarda il settore alimentare la mia possibilità è veramente limitata, quindi visto che comunque io e la mia famiglia la devo nutrire e per i miei figli devo cucinare, compro quello che mi è possibile comprare e vedrete probabilmente molto più packaging rispetto a quello che vi aspettereste da una persona attenta alla sostenibilità. Io vorrei che foste gentili nei commenti e che mi fidaste della mia buona fede e cioè del fatto che questo è il meglio che mi è possibile fare nel posto in cui vivo. Detto ciò, cominciamo dalla frutta e dalla verdura. Io sono andata in 2 supermercati per fare questa spesa bella grossa. Ero già andata al mercato contadino 3 giorni fa, perché qui il mercato contadino c'è solo una volta alla settimana, però ho trovato molto poco. Qui purtroppo si riesce a comprare bene al mercato contadino d'inverno e in primavera. Quando si va verso l'estate praticamente scompare tutto perché fa troppo caldo e i campi si seccano completamente e poi piano piano durante l'autunno le cose un po' si rimettono in moto. Adesso siamo ancora in quella stagione in cui c'è veramente veramente poco. Attualmente al mercato c'è una bancarella che vende 4 prodotti in croce, vi farò vedere alla fine del video che cosa sono riuscita a comprare lì, ma capirete bene, vedendo le poche cose che sono riuscita a comprare, che dovevo per forza integrare anche con il supermercato, altrimenti non avremmo avuto abbastanza da mangiare né abbastanza varietà. Detto ciò, ho comprato delle banane, queste sono banane locali, io ne compro sempre grandi quantità, perché le banane, anche se poi mi dovessero avanzare o maturare troppo, io le uso sempre. O le congelo per fare gelati e frullati, oppure adesso che è anche stagione ci faccio un bel banana bread. Poi ho comprato del mango, questo molto buono, i miei bambini lo adorano per colazione. Solitamente io per colazione apro sempre un mango, lo taglio e ce lo mangiamo tutti insieme. Poi ho preso delle pere,
di questa qualità. Fortunatamente ai miei bimbi piace molto anche la frutta invernale, quindi anche cose tipo pere o mele, se le mangiano volentieri, sono comode da mettere nella merenda, anche tipo nella merenda di scuola, quindi le tengo sempre in casa. E a proposito di mele, ho preso anche un bel pacco di mele. Questa varietà qui sono buonissime, piccoline, super succose, veramente dolci. Poi ho preso i cachi, piacciono praticamente solo a me in famiglia, però li ho presi, poi comunque ogni anno io provo a riproporli anche ai bimbi, sia mai che cambino gusti e inizino a piacere anche a loro. Un avocado. L'avocado non è stato di stagione per un bel po', questi sono i primi che ritornano. Non è la varietà di avocado più buona che ci sia, però comunque ci sta, ne ho preso uno per testarlo. È ancora un po' duretto, ma adesso lo metto nel cesto insieme al resto della frutta e nel giro di 3 giorni sarà perfetto da mangiare. Dopodiché ho preso l'uva, uva sia rossa che bianca. Buonissima, io sono una fanatica dell'uva, mi piace un casino, me la mangio super volentieri anche come spezzafame oppure dopo pasto 2 o 3 accini d'uva, mi piace un sacco. E poi ho preso altra cosa che piace solo a me, e cioè i fichi, che però io adoro e li mangio così per merenda oppure, come vi ho fatto vedere già negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo, mi faccio il mio pane tostato al mattino, ci spalmo sopra il burro di frutta secca e poi ci metto sopra i fichi a fette, sono buonissimi. Dopodiché ho preso le prime della stagione, le castagne, e non vedo l'ora di farle perché ho visto diversi video di castagne fatte in friggitrice ad aria che vengono una bomba. Io non ho ancora mai provato, quindi sono super curiosa. Ditemi qui sotto nei commenti se siete curiosi anche voi o se magari voi già le fate in friggitrice ad aria e se vi interessa vedere il risultato o se avete dei consigli da darmi. Questo è quanto per quanto riguarda la frutta. Come verdura ho preso qualche cosa per integrare quello che non avevo trovato al mercato e quindi ho preso un cavolo, delle patate, delle carote. Noi, non so, siamo una famiglia di conigli, praticamente di carote ne consumiamo una quantità industriale, un po' perché se faccio qualcosa di cotto a base di verdure tendenzialmente le carote ce le infilo sempre e poi ne mangiamo tantissime crude, anche i bambini sono dei grandi mangiatori di carote crude, per cui è una di quelle verdure che riesco a mettergli anche nella merenda, io magari gli infilo dentro qualche stick di carota da sgranocchiare. Per finire la verdura ho preso dei funghi, questi sono champignon, io li uso molto in cucina perché trovo che diano tanto sapore, quindi di nuovo quando faccio qualcosa con le verdure miste, come può essere un saltato di verdure per fare dei noodles oppure una zuppa, una minestra o anche un contorno di verdure miste, io solitamente i funghi ce li infilo sempre perché danno sapore di più a tutto. Adesso poi non dovrò neanche più nascondermi quando faccio delle ricette con i funghi perché finalmente anche la Società Italiana di Pediatria si è ravvisata rispetto alle indicazioni sui funghi, quindi come immagino sappiate in Italia c'era l'indicazione che i funghi non si possono consumare fino a 12 anni, però questa era stata un po' una malinterpretazione degli studi, delle indicazioni, infatti in nessun altro luogo del mondo c'era questa raccomandazione. Noi per esempio che viviamo in Spagna i funghi li abbiamo sempre dati dallo svezzamento perché qui è normale fare così. Adesso finalmente anche in Italia la Società Italiana di Pediatria si è riveduta, ha aggiornato le sue raccomandazioni e non esiste più questa limitazione di non dare i funghi fino a 12 anni, soprattutto per quanto riguarda i funghi coltivati. Ovviamente bisogna avere delle precauzioni con i funghi selvatici perché c'è sempre un grosso fattore di rischio del fatto che potrebbero essere funghi velenosi, ma se si tratta di funghi coltivati non c'è nessun motivo per non darli ai bambini. Io prima mi censuravo quando facevo i funghi da mangiare per la mia famiglia perché sennò si scatenava sempre l'inferno nei commenti di persone che, oh mio Dio, i funghi ai bambini non li puoi dare, non li devi dare. Adesso finalmente che si sono allineate le linee guida non dovrò più nascondermi. In ultimo ho preso un pezzo di zucca, mannaggia, questa di solito al mercato la trovo, invece questa settimana manco la zucca c'era. Non è una zucca buonissima, purtroppo qui non si trovano quelle zucche tipo la Delica che sono molto buone, che si trovano in Italia, che sono buone anche da mangiare così, cioè la fai al forno e poi te la mangi. Qui no, c'è giusto la zucca violina che non è male, ma le altre non hanno una grande consistenza, però io le utilizzo all'interno di ricette, ci faccio gli gnocchi,
le aggiungo al purè, le aggiungo alle vellutate, alle minestre, ci faccio dei dolci con la zucca, insomma, le uso più come ingrediente, ma non tanto da mangiare da sole perché non sono proprio il massimo. Passiamo a vedere che cosa ho comprato da Bancofrigo. Ho preso dello yogurt, ho preso l'Alpro, sia mirtillo che mango, entrambi molto buoni, ce li mangiamo a merenda oppure li do anche per scuola ai bambini. Hanno dei barattolini che sono molto comodi perché così io posso comprare lo yogurt anche nella confezione grande e poi glielo metto nel barattolino con il tappo a vite e loro se lo possono mangiare anche a scuola. Poi però ho anche comprato lo yogurt al naturale, questo lo trovo solo nella confezione piccola e questo è soia al naturale senza zucchero. Poi ho preso una cosa che nella mia cucina di solito non vedete mai, che è la margarina 100% vegetale, perché ultimamente ho visto diverse ricette che vorrei provare a fare che prevedono l'utilizzo del burro o della margarina e sapete che ci sono alcuni prodotti da forno in cui è un po' imprescindibile. È vero che si può sempre sostituire con l'olio, però per alcune cose non è la stessa cosa, ci vuole il burro o la margarina e allora ho deciso di comprarla perché voglio sperimentare queste ricette, altrimenti non è un prodotto che tengo perché comunque non la uso per cucinare, non mi verrebbe mai da spalmarla sul pane e mangiarla così, però insomma, una volta ogni tanto per cucinare qualcosa ci può stare. E poi ho comprato il tofu, due confezioni. Questo è il mio tofu preferito che vedete che viene nella vaschetta perché ha dentro, vediamo se ve lo faccio sentire, ha dentro tutto il suo liquido e quindi è un tofu molto morbido e molto poroso, il che lo rende buonissimo da mangiare così a crudo, sbriciolato, ma anche ottimo da cucinare perché assorbe un sacco il condimento. Ultimo prodotto da frigo, ho preso anche il seitan che non ce l'avevo più in dispensa. Questo è quello che compro io. Vedete che è di una forma irregolare ed è molto morbido. Se dovete comprare il seitan, cercatene uno che sia fatto così, non quello a forma di disco da hockey che ha la consistenza di una ciabatta di gomma. Ma quello fatto così, spesso sulla confezione c'è scritto artigianale o lavorato a mano. Quello è un seitan buono. Finiti i prodotti da frigo, proseguiamo. Ho preso due confezioni di cereali, questi cornflakes normali senza zucchero e questi invece che sono dei cereali di avena al cacao, molto buoni. Quello che io cerco di fare con i cereali è sempre averne tante varietà in casa. Io li metto tutti dentro in una cesta senza la scatola di cartone che occupa un botto di spazio e quando facciamo colazione con i cereali, cosa che capita una o due volte alla settimana, io metto questa cesta in mezzo alla tavola e ognuno si compone la sua ciotola. I bambini anche sanno che non si fa la ciotola tutta di cereali al cioccolato, ma si mischiano i diversi colori, i diversi tipi. In questo modo io so che la colazione comunque nutrizionalmente è interessante perché ogni cereale apporta i suoi diversi nutrienti. Poi ci aggiungiamo un po' di latte di soia, un po' di frutta fresca e la colazione è completa. Sempre reparto colazione, anche se in realtà colazione non li mangiamo mai, ho preso dei biscotti. Io questi li tengo sempre in casa, ma più che altro per gli attacchi di fame improvvisa o se qualcuno ha ancora fame dopo mangiato e vuole quella cosina in più, magari dolce, gli do un biscotto e sono tutti felici. Ma appunto a colazione non è nostra abitudine fare colazione con i biscotti, quindi resta un prodotto che mangiamo in maniera sporadica, assolutamente non tutti i giorni. Per la dispensa, perché avevo quasi completamente finito, ho comprato tre pacchi di questo prodotto qua in tre varianti diverse. Questa è la soia testurizzata in un formato medio. Questa è perfetta tipo per fare il chili. Questa invece è la soia testurizzata in un formato fino, piccolo, che è perfetta per fare il ragù, tipo per le lasagne. Questa invece è la stessa cosa, ma è fatta con i piselli. È un prodotto molto versatile, molto comodo da usare in cucina e che aggiunge tantissime proteine a quello che state cucinando. Pensate che la soia testurizzata ha 50 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. E addirittura questa base di piselli ha 55 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. I grassi sono bassissimi, quindi è un prodotto veramente
interessante dal punto di vista nutrizionale ed è anche super economico rispetto magari alla carne vegetale che si può comprare già pronta, quindi il burger, la salsiccia, quello che è. La soia testurizzata è vero che necessita di quel minimo in più di lavorazione, cioè va cucinata, però costa ma proprio poco poco ed è super nutriente, quindi se non è un prodotto che utilizzate io vi consiglio di provarla. Sul mio profilo già trovate diverse ricette che prevedono l'uso della soia testurizzata. Dopodiché, restando in dispensa, ho preso anche un pacco di quinoa che stavo finendo e un pacco di fagioli a zucchi. Questi non li trovo quasi mai e quando mi capita di trovare dei legumi diversi rispetto ai soliti ceci, lenticchie e fagioli, li compro sempre per avere più varietà. Poi ho preso anche, che invece tengo sempre in casa, le lenticchie rosse. Questi sono due pacchi di lenticchie rosse. Se non sono un abituè della vostra dispensa, rimediate subito, perché la lenticchia rossa è decorticata, è piccolina e quindi cuoce in un attimo, tipo 12-15 minuti di cottura, non ha bisogno di ammollo. Per cui è il modo più veloce per mangiare legumi senza avere i legumi pronti in barattolo, quindi prendendoli comunque da secchi. Anche qui il contenuto di proteine è alto, perché siamo a 23 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Io per esempio le aggiungo molto spesso quando faccio le vellutate o anche i sughi per la pasta, perché una volta cotte si spappolano, si possono frullare, hanno un gusto delicato che non si sente se è mischiato con altri ingredienti ed è un ottimo modo per aggiungere nutrienti e proteine a una ricetta. Dopodiché ho preso della pasta, ho preso sia pasta normale, ho preso queste conchiglie perché è un formato che solitamente qui non trovo, quindi quando le ho viste mi sono sembrate carine e le ho prese, e poi ho preso pasta di legumi, sia di lenticchie che di ceci. Io questa la uso sempre mischiata con la pasta normale di grano, sia per una questione di profilo nutrizionale, sia semplicemente perché i bambini, se gli faccio la pasta solo di legumi, me la schifano. Se invece la mischio con la pasta normale, è più facile che mangino tutto insieme. Poi ho anche comprato dei crackers, questi sono all'olio d'oliva e sesamo. Io li tengo in casa, questi qua, un po' per gli attacchi di fame e un po' anche perché mi capita di aggiungerli alle merende dei bambini. Se io magari gli faccio una merenda e quando è tutta composta mi sembra che gli manchi un po' di sostanza o penso che potrebbero avere ancora fame, gli aggiungo 3 o 4 crackers e so che, insomma, gli ho dato un pochettino di più senza sbattimento, cioè una cosa che ovviamente poi in dispensa dura una vita e mi viene utile soprattutto per questo discorso qui delle merende. Stesso ragionamento per le gallette, queste sono gallette di mais, alterno gallette di mais, gallette di riso, però un pacco di queste in dispensa ce l'ho sempre. Prodotti utili che non possono mai mancare, tipo il sale grosso, questo l'abbiamo preso. Poi era finita in dispensa la marmellata e quindi ho preso queste due, marmellata di mirtilli e marmellata di pesche. Io la marmellata sinceramente preferisco comprarla che farla in casa. La faccio in casa quando mi serve per salvare della frutta. Se ho della frutta troppo matura o che magari è un po' ammaccata, non è bellissima, oppure la trovo per esempio nella borsa antispreco del supermercato, allora fare la marmellata è un'ottima idea perché mi salva la frutta e trovo un modo per utilizzarla. Altrimenti preferisco comprarla perché ne consumiamo poca in casa. I bambini praticamente non la mangiano. Ogni tanto la mangiamo a colazione e consumandone così poca, per me è più comodo avere quel barattolo comprato una volta ogni tanto che lo apre e poi dura una vita, piuttosto che pensare di fare una gran quantità di marmellata con lo sbattimento che comporta e poi doverla conservare. Insomma, prodotto che per la mia personale cucina mi vale più la pena comprare che fare in casa. Poi ho preso lo zenzero in polvere che era quasi finito. Io questo lo uso sia nel tè del mattino che per cucinare, tipo nei piatti asiatici, indiani, così lo aggiungo. E l'aceto balsamico, era finito anche questo. Dopodiché c'è un capitolo cioccolato. Ho preso questo cioccolato qui che è la mia salvezza. Quando ho voglia di dolce mi mangio un quadratino di questo e mi dà un sacco di soddisfazione. Poi invece ho preso questo per cucinare, perché è quello da fondere per fare insomma torte, budini, cose così.
così come le gocce di cioccolato per fare muffin, biscotti, e anche queste qui mi fanno un sacco gioco per la colazione dei bambini, perché tipo loro mangiano volentieri il porridge al mattino, ma se gli metto su non tante, una decina di gocce di cioccolato, diventa una festa. E quindi loro sono super felici di fare una colazione che è incredibilmente sana e nutriente, con quel tocco di cioccolato che gli sembra che stanno mangiando un dolce. Quindi grande alleato le gocce di cioccolato. Così come queste, che sono arachidi ricoperte di cioccolato fondente. E queste secondo me sono comodissime perché sono un dolcetto in formato molto piccolo, sono grandi come delle M&M's, per capirci. E ecco, se già non lo fate, io vi do questo consiglio: cose piccoline così sono fantastiche con i bambini, perché io magari gli faccio la merenda di scuola super sana, tutta bilanciata, con il pane fatto in casa, con il burro di frutta secca, con la frutta fresca, con gli stick di carote. È tutto molto bello, ma se poi gli aggiungo anche 3 o 4 arachidi ricoperte di cioccolato fondente, loro sono sempre contenti. Cioè, è una cosa che tipo mi dicono quando tornano a casa, mi dicono: mamma, ho mangiato tutti i cioccolatini che c'erano nella merenda, e sono contenti. Secondo me è un modo per fare sì che loro abbiano un buon rapporto con il cibo e che si sentano sempre soddisfatti e felici, non di mangiare un'alimentazione fatta di privazioni, in un modo che però in realtà non va a influenzare negativamente la loro alimentazione, perché stiamo parlando di piccole quantità. Ecco, la quantità è il concetto veramente importante da tenere a mente, secondo me, quando si bilancia un piano alimentare, un'alimentazione anche solo casalinga. Almeno questo è il modo in cui ragiono io. A casa mia, per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale o della salute, cerco di non demonizzare nessun cibo, non ci sono cibi proibiti, cose che non si possono assolutamente mangiare, però i miei bambini sanno che ci sono cibi più nutrienti e cibi più divertenti, e che la nostra alimentazione deve essere fatta principalmente di cibi nutrienti. I cibi divertenti ci possono stare un pochettino una volta ogni tanto, però più che altro bisogna mangiare cibi nutrienti che nutrano il nostro corpo. I cibi divertenti sono appunto divertenti, però al nostro corpo non apportano nutrienti. Questa ovviamente è una spiegazione semplicistica per dei bambini di 6 anni o meno. So che la cosa è più complessa di così, però per farvi capire l'approccio che ho io in casa. Quindi se vi sembra un approccio sensato e volete farlo anche voi, prodotti come questo secondo me sono utili, perché appunto invece di dare al bambino la merendina confezionata che fa tutta la merenda perché li sazia ed è tutto un prodotto industriale processato, io gli faccio la merenda principalmente fatta in casa, super sana, super nutriente, e poi aggiungo quella cosina in più che secondo me fa bene al cuore e allo spirito, e in queste quantità non va assolutamente a intaccare l'alimentazione né dei bambini né degli adulti. Stesso discorso vale per qualche sfizio come questi marshmallow vegani. Non è la prima volta che li faccio vedere, li trovo solo in un supermercato, quindi quando ci vado li compro, perché poi li tengo nel mio cassetto segreto dei dolciumi e li sfodero ogni tanto come momento di festa, come sfizio. Anche questi sono una cosa che ovviamente uno non si può mangiare un pacchetto di marshmallow tutti i giorni, però se ne mangia un paio, due volte al mese, non succede niente di male, anzi fa soltanto bene allo spirito. Questi sono vegani, e i marshmallow vegani con cosa sono fatti? A parte lo zucchero ovviamente, perché sono caramelle, ma sono fatti con amido di tapioca, amido di mais e proteine del riso, mentre invece i marshmallow tradizionali sono fatti con la gelatina animale, quindi oltre a non essere vegani sono proprio una roba un po' disgustosa, meglio questi. Dopodiché, visto che stavamo parlando di no cibi vietati, no cibi proibiti, ho comprato anche un pacco di patatine fritte. Queste da un po' di tempo le ho introdotte a casa quando faccio la serata burger, perché una volta facevo le patatine fritte, quelle che si fanno nel forno, però non lo faccio più perché quando facevo quelle poi finiva che i bambini mangiavano solo quelle e non mangiavano il burger. Allora, cioè, non c'è niente di male nel mangiare le patatine fritte, però non facciamo la serata burger se poi mangiate solo le patatine. Allora ho smesso di fare quelle e ho iniziato a farle
a fare le patate io partendo dalla patata, facendola in friggitrice ad aria, meglio dal punto di vista nutrizionale, ma poi il risultato era un po' sempre lo stesso, e cioè troppa roba, i bambini si saziavano con le patate e non mangiavano più il burger. E poi avevo anche aggiunto lavoro per me, una serata che doveva essere easy perché la serata burger non c'è tanto da cucinare, mi diventava complicata perché poi dovevo fare le patate da crude. Allora ho pensato di risolverla così: io prendo una busta di patate fritte, questa qua cos'è? 150 grammi. E metto queste come contorno insieme a un po' di insalata al burger. Alla fine ce la dividiamo in 5 e ai bambini non ne metto un quinto, ne metto anche meno, quindi ai bambini cosa andranno? 20 grammi di patatine fritte. Loro sono super felici, gli sembra una festa, però non li saziano così tanto da non mangiare anche il burger, quindi alla fine il burger lo mangiano, hanno il contorno con le patatine fritte, siamo tutti felici e io ho cucinato poco, quindi è una serata relax anche per me. E secondo me questa sarà, almeno mi piace pensare, che sarà una di quelle cose che poi da grandi si ricorderanno. Si ricorderanno quando la mamma ci comprava le patatine fritte e facevamo i burger in casa con il ketchup ed era una festa. Poi magari no, però nella mia testa loro in un futuro saranno grandi, si ritroveranno e si racconteranno queste cose di quando erano piccoli. Adesso, dopo questo momento a Marcor, andando avanti con la spesa, ho preso anche il tè immancabile nella mia colazione. Sapete che ormai non bevo più il caffè, sono mesi che non bevo più il caffè, non mi piace più, non mi va più. E comunque io ho sempre fatto colazione con il tè. Questo è il mio preferito e questa è una finalmente delle occasioni in cui sono riuscita anche a fare una scelta più eco-consapevole, perché ho diverse opzioni tra cui scegliere e quindi ho scelto questo. Perché il packaging è tutto in carta, ma anche la bustina è fatta così, quindi non ha né la graffetta né il cordino. La bustina stessa è compostabile e quindi appunto è una buona soluzione per me per il mio tè del mattino. È un tè ottimo, il profumo mi piace tantissimo. Ed è del semplice tè nero a cui poi io aggiungo zenzero e cannella e poi latte di soia al mattino e mi faccio il mio tipo chai buonissimo. Cos'altro c'è? Quasi ci siamo, direi. Cos'è rimasto fuori? È rimasto fuori quello su cui mi stavo appoggiando dall'inizio del video, e cioè la passata di pomodoro. Ho preso non una, non due, ma ben tre latte di passata di pomodoro perché l'altro giorno stavo preparando da mangiare e stavo facendo la pasta con un sugo, volevo fare un sugo di melanzane e soia testurizzata per fare tipo un ragù con le melanzane. Avevo già in padella le melanzane che soffriggevano, la soia, apro la dispensa e non c'è più passata di pomodoro. Mi ha preso un colpo perché ho detto: Dio, io mo come lo salvo questo sugo senza il pomodoro? Non so come rimetterlo insieme. Fortunatamente poi ne avevo una latta aperta in frigorifero, però tendenzialmente la passata di pomodoro è una cosa, senza la quale io non rimango, cioè non resto senza passata di pomodoro in dispensa, ci deve essere sempre un po' di scorta perché, si usa tanto, no? Nella cucina. Quindi ne ho prese tre. Io prendo sempre la confezione grande perché così risparmio un po' di packaging. Tanto una volta aperta si conserva benissimo, o la rimetto in frigo così se so che la userò a breve, oppure la trasferisco in un barattolo di vetro con il tappo e dura un'eternità anche aperta in frigorifero, quindi non vedo ragione di prendere, la latta più piccola. Poi ho preso il burro d'arachidi. Voi sapete che io i burri di frutta secca li faccio in casa, ma il burro d'arachidi no, un po' perché non si trovano facilmente le arachidi sbucciate ma non salate per fare il burro d'arachidi, e un po' perché mi serve proprio da cuscinetto. Tipo adesso io il burro di frutta secca mio l'ho finito, ma sono un po' di giorni che non ho tempo di farlo perché sono giornate un po' incasinate queste, non ho avuto tempo di cucinare molto ultimamente, quindi non ho avuto tempo di rifare il burro di frutta secca. Però io ho sempre il mio fidato burro d'arachidi in dispensa che dura un'eternità e che mi fa appunto da tampone nei momenti in cui finisce il mio e non ho tempo di rifarlo subito. Poi ho preso un bel barattolone di olive, finché in casa ci sono bambini piccoli, le olive io le prendo solo denocciolate perché mi semplificano la vita. E
E in ultimo ho preso dei cerotti, non c'entrano niente, ma i cerotti li avevo finiti. Quindi questa è tutta la mia spesa. Adesso però vi faccio vedere quello che avevo preso al mercato contadino, perché come vi ho detto, io ci sono andata al mercato, però in questa stagione si trova veramente poco, è desolante. Io ci vado comunque perché sono una capocciona, sono ostinata, e quindi se riesco a comprare anche solo 3 prodotti al mercato che non devo comprare al supermercato, io preferisco farlo e lo faccio. Ma veramente ho trovato poco. Sono riuscita a comprare 2 melanzane molto buone, che sono oltretutto quelle del sugo in cui temevo di essere rimasta senza passata di pomodoro. Poi ho comprato dei cetrioli e li ho comprati appositamente per fare i miei cetrioli sott'aceto express. 2 baratto di questo è uno, è quello che ho già aperto e ho già iniziato a mangiare, ce li ho in frigorifero. Se vi siete persi la ricetta è sul profilo ed è secondo me molto interessante, perché non c'è tutto il procedimento lungo di sterilizzare, di fare il sottovuoto. No, sono una versione express, si fanno in 5 minuti e avete i vostri sottaceti fatti in casa. Poi ho comprato i lime, che a me piace avere sempre insieme al limone in casa. Qui sono locali, crescono qui i lime e hanno un sapore più aromatico, diverso dal limone. Secondo me ci sono una serie di piatti su cui il lime sta meglio rispetto al limone. Poi ho preso una lattuga di questa violina rossa, che è molto buona, e poi mi sono presa anche le patate, quindi le patate dolci, che qui sono tipiche, si usano tantissimo e sono strabuone. Io le faccio a volte arrosto, a volte purè. Però ultimamente il modo in cui mi piacciono di più è per fare gli gnocchi. Se non avete mai provato, gli gnocchi fatti con le patate dolci sono una bomba, vengono buonissimi. In ultimo ho preso un melone, anche questo strabuono, l'abbiamo già mangiato, lo siamo già finito ed era veramente delizioso. Quindi questa è tutta la mia spesa. E io volevo dirvi 2 parole ancora sul discorso del packaging e dell'impatto ambientale, perché una cosa che a me ha aiutato a togliermi un po' di senso di colpa, e ve la dico perché magari può aiutare anche voi, è l'aver letto degli studi. Se li trovo io ve li metto qua sopra in sovraimpressione, anche perché non mi ricordo i numeri precisi tutti a memoria. Ma il concetto qual era? Era che nell'impatto ambientale complessivo di un prodotto alimentare, quello che è il trasporto in realtà influenza molto poco. A memoria mi ricordo il 7%, però non sono sicura, verifichiamo i numeri qua. Comunque poco, e questo secondo me aiuta appunto a fare una spesa più consapevole e senza sensi di colpa, perché non è fondamentale comprare tutto a chilometro zero, soprattutto se questo non è possibile. E sicuramente ci sono dei vantaggi nel comprare a chilometro zero, perché comunque il trasporto un suo impatto ce l'ha. Però ad esempio una scelta vegetale aiuta molto di più a ridurre l'impatto ambientale della nostra alimentazione. Cioè un, non so, pacco di legumi che magari viene dall'altra parte del mondo impatta comunque meno rispetto a una bistecca allevata letteralmente dietro casa. Quindi dobbiamo tenere in conto che il discorso della sostenibilità è un discorso complesso, ampio, con molte sfaccettature. Fortunatamente ci sono già tanti studi a cui possiamo fare riferimento, quindi le informazioni ci sono accessibili a tutti e le possiamo verificare, e ci servono per capire che non sempre la scelta più sostenibile è quella più ovvia. Ci sono aspetti che pesano di più e aspetti che pesano decisamente meno. Quindi quando facciamo le nostre scelte, laddove possiamo scegliere, è importante essere informati per fare delle scelte appunto più consapevoli. Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto. So che gli svuota spesa sono tra i vostri video preferiti. Ditemelo qui sotto nei commenti se confermate questa idea, e soprattutto ditemi cosa di questa spesa c'è anche nella vostra dispensa, e soprattutto ditemi cosa di questa spesa c'è anche nella vostra dispensa e cosa invece voi avete in casa e io non ho comprato e vi state chiedendo com'è possibile che io viva senza questa cosa. Fatemi sapere tutto, ne parliamo qui sotto, e noi ci vediamo tutti i giorni su tutti i miei canali social, mentre qui su YouTube ci vediamo ogni giovedì con un nuovo video intorno a mezzogiorno. Ciao ciao!